Settima edizione della festa del Borgo Sant'Andrea, una festa significativa. Lei prima diceva in conferenza stampa non è scontato che venga riconfermata anche quest'anno. Ma no, un grazie ai riminesi, ma poi lo voglio dire, diciamo, Rimini è più forte dei problemi che ha e anche delle polemiche che sono sempre spesso molto amplificate. È la settima festa del Borgo Sant'Andrea, da borghigiano, come dire, mi ricordo quando siamo nati così in parrocchia a vedere, a capire come riprenderci un luogo. Il Borgo San Giuliano, il Borgo San Giovanni, il Borgo Marina, il Borgo Sant'Andrea. C'è un'idea di città, il centro storico che si allarga ai borghi. Toglieremo traffico, cambieremo abitudini. Non è più possibile avere nella circonvallazione meridionale una rasoiata di macchine che spacca il centro storico con il Borgo Sant'Andrea. La capacità di Rimini di sapersi innovare. Dopo la settima edizione, dopo tutti i luoghi identificati, qui si è pensato al Foro Boario, al Montefeltro, le feste hanno esplorato i temi che erano legati al luogo, a questo borgo. Oggi una festa dedicata alla letteratura, all'enogastronomia e poi davvero grande gioia, perché vedete qui è una piazza ridata ai riminesi. Questa è la dimostrazione che si può cambiare abitudine, anche modo di lavorare nel comune, è l'approccio integrato. Quando sono arrivato era previsto un nuovo marciapiede, uno svincolo, una rotatoria. Abbiamo parlato col privato, il privato ha costruito, ma non gli abbiamo chiesto di mettere a disposizione le risorse per fare una semplice rotatoria, ma delle risorse per fare un progetto condiviso con i cittadini dentro un'idea di città. E allora, invece che una rotatoria e un marciapiede, è nato il Foro Boario, la piazza del Foro Boario, che dà anche opportunità di una nuova economia, perché questa piazza oggi può ospitare mercatini dell'entroterra, del Montefeltro, dei negozianti che ci sono qua. Quindi bisogna mettere un pensiero. Io so che ho disturbato le abitudini di chi lavorava in comune, ma li abbiamo abituati a lavorare insieme. I lavori pubblici, chi si occupa dei marciapiedi deve lavorare con chi ha un progetto, con chi pensa, andare a parlare col privato per non chiedere al privato fai una palazzina, mi dai un semplice marciapiede, metti a disposizione quello che puoi dare per un progetto condiviso. Oggi abbiamo una piazza ritrovata, lampioni in ghisa, risparmio energetico del 30%, asfalto colorato, la vecchia mura del campo della fiera. Guardate cos'era questo luogo degradato prima. Sì, potevamo avere una rotonda, oggi invece abbiamo una nuova piazza, un primo piccolo passo della riqualificazione del Borgo Sant'Andrea, che proseguirà con la ciclabile, con una nuova mobilità che lo collegherà al centro storico, una città che nella crisi però tenacemente vuole darsi una speranza e anche dei fatti concreti.